Madonna, che schifo. Finisci, no? Sei un assassino, sei. Ma alzati da lì e finisci di fare ste pagliacciate, che c'hai 47 anni per gamba. Sì, te l'ho ammazzato, tu no. Sì. Cioè, ma tu, la crudeltà fatta persona, ma come fai a ammazzare uno scarafaggio? Come fai? Col la suola? Ma col piede, l'avevo ammaestrato. Cosa avevi ammaestrato? Le corse clandestine, e tu me lo ammazzi le corse, così. Ecco, guarda, le corse clandestine, poi fai le scommesse e ti rovini. Che ho fatto succede? Bene. Che novità c'è? Sì, senti, guarda, cioè, guarda solo. Ogni giorno ce n'è una? Che succede? Mi ha ammazzato il mio scarafaggio preferito. C'era uno scarafaggio? Lo sai quando ci tengo? Ma c'era uno scarafaggio qua dentro? Ma c'era uno scarafaggio di là, che cosa fai con uno scarafaggio? Una blatta schifosa, l'ho fatto anche un rumorino scrocchiarello di quelli... Fatto dove usciva il liquidi. Ma è uscito da là? Lui sostiene che... Ma guarda che esce da quella grata là. No, ma ormai adesso non esce più. E gli piacevano pure i Beatles. Sostiene che fosse il suo scarafaggio preferito. Senti, Salvatore, siamo stanchi. Adesso vai a prendere la telecamera e ci prepariamo, dai, per favore. Cosa no? Come no? Cosa? No, non lavoro oggi. Ma senti, neanche ieri hai lavorato. Oh, non è che posso. Mi devi ancora spiegare lunedì, perché non sei venuto, sono stanco. Lunedì l'ha detto lui perché non si lavora. Il lunedì non si lavora. È una festa. Ma comunque non c'entra niente, ma l'hai ammazzato lo scarafaggio. Manic Mondays. Manic Mondays si chiama. Lo scarafaggio, senti, te l'ho ammazzato perché lo scarafaggio fa schifo. Non me ne frega niente se era il tuo scarafaggio ammaestrato. Non ammaestri gli scarafaggi. I ratti? Scarafaggi. Ah, vogliamo pure che facciamo? Addestriamo i ratti pure? Le zecche? No, ma io non faccio niente, anzi, facciamo così. Però quella di ammaestrare tipo se le piattole. Non dite una notizia. Una notizia cosa? Che notizia? Che ne so. Guarda come si esprime come uno scarafaggio. Se prima non dite una notizia. Una notizia. Non una notizia. Qual è sta notizia? Il panda rosso. Ma che è il panda rosso? Non manca esiste il panda rosso, che tu sei inventato. Il panda rosso. Che la volpe la bambina, cos'è? Un film fantasy? Sei un film anche tu. Dai, Salvatore, vieni qua. Dacci sta notizia. Dacci sta notizia, dai. Il panda rosso di Gamberto. Panda rosso. Panda rosso. Ah, panda rosso che è stato. No, io inizio la diretta. Se non parlate del panda vabbè, rosso. Vabbè, allora quando siamo in diretta. Quando siamo in diretta, parliamo. Quando siamo in diretta dovete parlare del panda rosso. Quando siamo in diretta. Va bene, adesso tranquillizzo. Quando siamo in diretta dovete parlare. Ho capito. Quando siamo in diretta ne parliamo. Ne parliamo, ne parliamo. Sigla! Ed eccoci qua, bentrovati in diretta, siamo Stati Uniti, oggi lo studio si ripopola incredibilmente, improvvisamente. Riccardo, no, non ti pulire le suole, le scarpe, sennò poi sporchi il muro, no? Già c'è la muffa. Ma no, lì ci sediamo. C'è un pezzo attaccato, c'è. Ho capito, ma ci sediamo. Il panda. Vabbè, possiamo dare prima il sondaggio, quantomeno? Il sondaggio no, del giorno. No, il panda. Vabbè, il numeri di telefono, 340. No, manco i numeri. Vabbè, diamo questa notizia al panda. Allora, dai, sbrighiamoci. Allora, scusate un attimo, diamo questa notizia e poi torniamo da voi. Allora, sono stati filmati. Il panda beve leccandosi la manina. C'ha un sistema di che beve così, nell'acqua, e dopo... Che schifo. Beve. Cioè, proprio... cos'è che fa? Lui per bere infila la zampetta, poi... il pelo intriso... Com'è? In Cina, com'è in Birmania e in Nepal sta sto animale. Che bello. Vabbè, la dilattiva la diamo noi. No, aspetta, però sta cosa della manina che... Che bontà, guarda, interessante, guarda, mi sta facendo venire voglia di vederle le immagini. Allora, hai caricato anche delle immagini. Sono stati filmati, vediamoli un po', sono stati filmati questi Friday, che è venerdì, sono stati filmati nello zoo di... a uno zoo australiano, lo zoo di Canberra. Dormi di giorno, questi... e vive di notte. Dorme di giorno. Infatti qua l'hanno ripreso di notte proprio. Di notte, sì. Non si vede proprio. Ma è un procione questo? Ma non è un panda, è un procione. Un procione? No, è una... Ma che è un procione? È un propanda. Una serie limitata di panda. Sì, no, pare che sia un parente lontano del panda, quello che conosciamo tutti. Detto anche panda minore. Panda sono minore. Rossi. Cioè, ormai è diventato uno di Greenpeace questo. Facciamo, improvvisiamo, sono rarissimi, sono vicinissimi all'estinzione, quindi ragazzi, mi raccomando, ma è vero, ci sono solo 2500 esemplari into the wild. In cattività ce ne sono un po' di più. Io forse, lo tiravo a indovinare, è vera sta cosa, quindi. Sì. Vabbè, comunque vivono nell'Asia centrale, questo già l'ho detto, quasi sempre attaccati agli alberi e sono attivi durante i mesi freddi. Io non lo so. Io non so come cavolo, ma voi pensate di essere Super Quark? Non lo so, siete gli eredi di Piero Angela?
Siamo in un canale di cinema, ragazzi. E non possiamo parlare di... Io mi vergognerei, i panda rossi, gli scarafaggi. Te che ti pulisci le scarpe, questo, ragazzi? No, seduti, tutte e due seduti. Scusa, Salvatore. Adesso queste vanno via. Aspetta, vi lamentate perché il signor Tony vi vuole togliere il locale, lo vuole affittare. Siamo in un canale di cinema, io sono delusa. Ha ragione, sono Pierpaolo, ha completamente ragione. Io sono d'accordo seduto, con... Seduto, siete. Bravo, Salvatore. Scusi, signorina. Ciao, Salvo. Bravo. Cioè, come ciao Salvo? Chi è questa? Non mica tu? No, oh! Ma noi senza scalette siamo finiti! Ma no! Noi senza scalette non possiamo fare... Che facciamo adesso? Ricominciamo da capo. È una possibilità che vi do, ok? Perché se no verrete licenziati, d'accordo? Io sono qua in quanto salvatrice, d'accordo? Cioè, raga, c'ho da fare! Ma è di là! Io ho capito che cosa è successo. La scaletta è questa, seduti. Ragazzi, ci sono state le elezioni in Italia, io e te siamo stati buttati fuori. Quindi hanno preso lei. La scaletta è questa, studia, non fate simpatici, studiate, leggete, ecco, perché ricominciamo da capo, sigla. Sigla, ricominciamo da capo. Sorpresona in diretta con noi, Valentina Lomini. Io non farei tanto abbiamo, simpatici, perché cioè io sono qua per un motivo serio e preciso. Non fai una cosa, parla per 5-6 minuti. Noi intanto leggiamo la scaletta e tu parla per